Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Prova a capire bene come recuperare il diario. Andare di qua. L'assassino non deve mettere le mani su quel libro. Una volta raggiunto Leandros, usciremo dal villaggio con lui. Guardategli le spalle e assicuratevi che nessuno lo segua. Ecco. Allora. No. Qua non si può. Qua ci sarà un modo per salire. Vediamo se salendo. Se qua c'è qualcosa da cercare. Bisogna capire bene. Quello alto, una strada di stato familiare. Dai, dai. Perfetto. No, prendiamoci tutte le cose che ci servono. I medicinali che servono sempre. Perfetto, saliamo. Dai, dai, dai. Dai. Perfetto. Bello. Ok.
Sono per forza a far così. Ok. Se ho capito devo andare di qua. Su di qua. Punti di controllo raggiunti. Salti in avanti e premi quadrato mentre stai cadendo. Usare il paracadute. Quando si vuole premi quadrato per assassinare le guardie sotto. Sotto, ok. Ok, sempre il viaggio 9 su 9. Dobbiamo ok, tagliati di mezzo, nessuno se ne va finché l'assassino non è morto, è chiaro? Perdonate, capitano, ma sembra che ci abbia provato. Vai! Vai! Bene. Ok. Questo inizierà la parte bella difficile. Ok. Là! Lo vedete? Come faccio a... Diavolo. Allora, mentre avanti... Diavolo. Porca vacca! Dai, ce la puoi fare! Dai. Ah, non ci voleva. Corri, bestiaccia. Dai. Anche questo l'ho sentito. Ok. Siamo riusciti. Ecco.
Vediamo un po' cosa fare. Cosa devo fare stavolta? Ok. Prendi questo! Crepa, bastardo! Armatelo! Armatelo! Ok. Sono riuscito a fare quel pezzo. Punto di controllo raggiunto. Un botto di pollo. Ce l'abbiamo fatta. Solo istante. Ci siamo capiti? Nessuno passi. Leandros. Là. Bene, bene. Guarda chi esce da questo buco per crepare. È a un passo dalla morte, so, finitelo. Portatemi la sua testa o gettatevi da soli in questa gola. Ecco. Ecco la ferita, ok. Ti ho lasciato morire. Trovo le uccide, quindi recupero il dito. Ok. Dai, vieni. Perfetto. Perfetto. Sono solo vele che non mi trovo. Allora, andiamo avanti. Allora, dobbiamo andare di qua. Ok, questo l'abbiamo tolto di mezzo. Così facile un tempo. Io sono riuscito a trovare una medicina. Allora, mi dice, segue le tracce dell'aquila. Ok. Niente
Tra in una tenda e un mucchio di fieno. Un altro mercenario. Porta degli strani abiti. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare qua. Un altro mercenario. Porta degli strani abiti. Altro cadavere. Qualcuno ha visto l'assassino. Ok. Sempre veleno, niente. Niente medicinale. Come stai facendo così? Bisogna passare. Sì, diventa impegnativo questo pezzo. Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace! Vi prego, lasciatemi stare! Spostati in mezzo ai gruppi di passanti, sì. Eppure non mi convince. Dai, su. Perfetto. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo se si può salire di qua. No. Vergine Maria, abbi pietà di noi. Ok, siamo andati di qua. Usiamo un attimo l'arco dell'aria per capire dove dobbiamo andare. Ok, devo andare di qua. Possibile che tu sia tanto letale quanto ti dipingono le leggende? O io sono a capo di una manica di ubriachi armati di fronde. Da questa parte, Ezio. Adesso non c'è via di fuga. Né per me, né tantomeno per te. Uccidetelo, fatelo a pezzi! Allora, vediamo un po'. Lì, lì, prendetelo! Dai. Allora, riusciremo a prendere delle cose da dove dobbiamo andare? Allora. Qui potevo ricattare il patriarca Sileon. Io lo minaccio e lui alza le spalle. Dovuto finché posso interpretare, sì. Ok, adesso possiamo usare le cure. Questo placa il dolore. Ok.
molto familiare. Dove è andato? Quello ha un aspetto familiare. Ok. Perfetto. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Che cosa ci vuole per ucciderti? Perché non muori? Ok. Perché non riesco a prendere la spada? Porca di quella vacca. Ah, non dovevo prenderla. Sei stanco di blaterare. Ok. Ebbene, il vecchio Segugio morde ancora. Il libro che porti con te, dove lo tieni? Ah, il diario di Polo. Non ti servirà a niente. Non più. Abbiamo già trovato una delle chiavi di Masyaf e ci avviciniamo alle altre. Ciò che sta in quella biblioteca non è per voi, non è per i Templari. Ah, puoi tenerti i libri di Altair, Ezio. Noi cerchiamo solo consiglio. Vogliamo solo indicazioni per la posizione del Grande Tempio. Il Grande Tempio? Dimmi di più, ora! Requiescat in pace, bastardo.